ancora non possiamo affrontare nessun ragionamento, quindi è solo un refrain, è solo il classico e il solito tormentone. Adesso questo tormentone porterà un altro ricatto, un'altra minaccia, ArcelorMittal va via, ArcelorMittal resta, Acciaierie d'Italia diventa maggioritario oppure no, entra un nuovo privato oppure no, l'acciaio è importante oppure no. Ecco, noi diciamo che qui a Taranto non si può più produrre acciaio, che vendere quell'acciaieria ad ArcelorMittal è stato un suicidio politico ed industriale. E io mi stupisco di come un signor Calenda, di come Carlo Calenda è chiamato a parlare nelle trasmissioni importanti come persona informata, come migliore esperto della materia. Bisogna venire qui a parlare con noi, perché non avremo magari i titoli di Calenda, i titoli di studio di Calenda, ma conosciamo molto meglio la questione e soprattutto sapevamo che Calenda avrebbe venduto quote di mercato al più grande azionista dell'acciaio del mondo. È dal 2012 che diciamo che quella fabbrica non la si può chiudere da un giorno all'altro e noi chiediamo alle istituzioni, ai sindacati, ai poteri dello Stato di occuparsi delle bonifiche, di pensare, almeno immaginare un piano di bonifiche. Beh, noi abbiamo proposto in questo piano Taranto di utilizzare la forza lavoro che è in cassa integrazione, cioè noi abbiamo oltre 4.500 casse integrati che stanno a casa senza far nulla e che quindi non contribuiscono neanche alla società, cioè sono a casa senza far nulla anche dando un cattivo esempio. Cioè non sono a casa come confinati, ecco, appunto si parla di Palazzina Laf, sono 4.500 confinati che stanno a casa e si portano a casa mezzo stipendio senza far nulla. Ecco, noi diciamo, abbiamo chiesto di formare questa forza lavoro per creare una specifica, una specialistica in più, che è quella delle bonifiche. Noi avremo bisogno di bonificare quel territorio e noi chiediamo di formare quei lavoratori che non stanno lavorando per il futuro di domani, per il lavoro di domani, che sono le bonifiche. Noi siamo stati specializzati, siamo specialisti nella produzione di acciaio, potremmo diventare specialisti nella bonifica del territorio. Bagnoli ci insegna che lavorare sulle bonifiche fa aumentare anche il prezzo d'acquisto degli immobili. Oggi a Bagnoli una casa costa di più. Oggi una casa di 80 metri quadri a Rione Tamburi costa 15.000 euro. No, io non ho. No, io non mi rivolgo al governo, anche perché il problema di Taranto è volutamente tenuto sotto silenzio, perché meno se ne parla e meglio è per la politica. E quindi non ci saranno qui, non ci saranno, ecco, ci siete voi fortunatamente, e io vi chiedo piuttosto io di chiedere ai politici, io chiedo a voi di continuare a parlare, perché purtroppo c'è troppo silenzio attorno alla faccenda, alla questione tarantina, e siete voi che dovete mettere l'accento su come si parla solo di piano industriale e non si parla di problema giudiziario. Ripeto, questi sono impianti posti sotto sequestro, lì non si dovrebbe più lavorare, perché se mi sequestrano una macchina a me non me la danno. Io posso, se non ho un amico in Parlamento che fa dei decreti per salvare la mia patente, per darmi la possibilità di portare ancora la mia macchina, o dopo aver ucciso delle vecchiette per strada, io quella macchina non la posso più utilizzare. E voi dovete porre l'accento su questo gap, su questo difetto di sistema. Qual è il messaggio di Riondino per questa città, per Taranto? Ah, di ritrovare un po' di amor proprio, diciamo, di non nascondere più la testa sotto la sabbia, insomma, bisogna rivendicare dei diritti e bisogna non avere la paura di mettersi di traverso, ecco, ormai ci dicono che la nostra voce è inutile, noi le nostre opinioni sono inutili e quindi è sbagliato questo, e noi siamo qui per capire un po' se possiamo servire ancora alla materia.